Tutti ci aspettiamo, compresi i numerosi tifosi giunti, ecco qui assistiamo appunto all'ingresso in campo e vediamo subito lettura delle formazioni. La Lucchese schiererà Bertolini, Ciscoli e Nobile, Londi, Morgia e D'Arrico, Cervelli, Benedetti, D'Urso, Ghetti e Fazzi. A disposizione con il numero 12 Pinotti, numero 13 Frattoli, numero 14 Belloli. Per il Matera, Casiraghi, Generoso e Bitetto, Angelino, Decagno e Pavese. Pica 3, Sasanelli, Aprile, Morello, Raffaele. A disposizione Battistoni, Antezza e Carella. Arbitrerà l'incontro davanti a uno stadio gremito quasi completamente, come potete vedere attraverso le immagini, da tifosi giunti da Matera, il signor Pairetto di Torino. Entusiasmo sulle gradinate veramente notevole. Il pubblico materano ha così voluto accompagnare i propri beniamini verso l'ultima spiaggia. L'ultima spiaggia si fa per dire, perché potrebbe essere appunto la spiaggia che porterà di filato i giocatori biancazzurri verso una meta che sembrava e che poteva sembrare appunto a inizio di campionato una chimera. La Lucchese, come ormai tutti sapete, è retrocessa matematicamente. Va detto comunque, per onorare questa città veramente ospitale, va detto appunto che qui a Lucca abbiamo avuto modo di assistere e abbiamo avuto modo di essere accolti in una maniera più che stupenda. Ormai probabilmente il loro stato d'animo era rassegnato. Niente di vero su quanto si diceva dell'affluenza in massa da parte dei tifosi pisani. Non abbiamo avuto modo proprio di poter constatare nemmeno una persona. Bene, vedete la Lucchese in maglia, nella casacca appunto rossonera alla destra dei vostri teleschermi, mentre il Matera con la solita casacca azzurra, con i famosi contropiedi, famoso contropiede biancazzurro. Ora Angelino verso Raffaele. Morello ostacolato da Benedetti. Aprile. Ancora Aprile. Pavese. Pavese, tiro, gol! Gol! Magnifico! Gran botta di Pavese. Gran botta di Pavese esattamente quando siamo giunti al 24esimo del primo tempo. Gran botta di Pavese, come vi dicevo il gioco lo addormentavano a causa del famoso contropiede, era quello che vi stavo appunto dicendo, ed è stata proprio questa arma che ha portato, chiedo scusa, al 19esimo del primo tempo i biancazzurri in vantaggio. Magnifica botta di Pavese che porta in sordina del Matera, porta appunto la squadra a partire così in contropiede, cosa che effettivamente è riuscita agli uomini di Di Benedetto. Raffaele, Sassanelli, bello lo scambio. Raffaele in posizione di tiro, tira, gol! Gol amici, e gol! 2-0 amici! Se questo non può significare Serie B, bene, non so, non c'ho parole per poterlo dire. Raffaele ha inchiodato il risultato esattamente al 23esimo del primo tempo, risultato inchiodato sul 2-0, e nulla lascia credere o lascia pensare che la Lucchese, così oggi per la cronaca comunque va detto, mancante di Castagnini, Bonaldi, Platto e Saviani, non certo per illeciti come qualcuno ha voluto o è andato così dicendo, ma con validi motivi. Tutti i giocatori biancazzurri sulla palla, ci sono Raffaele, Pavese, Morello, sulla palla Sassanelli, indietro appunto dicevo Raffaele, Morello e Pavese. Mi sembra proprio di assistere a dei fucilieri pronti a insaccare, così a sparare la preda. Numerosa la barriera lucchese, Sassanelli per Raffaele, parte il tiro, rete! Altra rete, Raffaele ha segnato, ha triplicato Raffaele quando siamo giunti esattamente a 37esimo del primo tempo. Gran botta di Raffaele che porta a 3,
amici, a questo punto cosa dire? Il Matera ha veramente e sta veramente dimostrando che tutto ciò che sta per ottenere non è un furto, ma è proprio sulla palla Sassanelli verso picca 3, pasticciano un po', la conquista Sassanelli verso picca 3, tiro di picca 3, è gol. A questo punto, se ci potevano essere dei dubbi, il tutto è sfumato. Il Matera avvalanga, la valanga biancazzurra sta dimostrando veramente che quando vuole può e sa volere e cercare tutto quello che vuole. Il risultato quindi a questo punto non lascia ombra di dubbio, 4-0, la rete è stata messa a segno da picca 3, che ha rotto così questo digiuno al dodicesimo quindi del secondo tempo. Picca 3 va a insaccare per la quarta volta la rete lucchese, non perché ce l'abbiamo con loro, ma qua se c'era qualcuno che doveva vincere eravamo noi, e il tutto veramente sta succedendo a questo